Quindi abbiamo bisogno di purificazione. E come ci si purifica? O con la sofferenza accettata qua giù, offrendola al Signore, o con la sofferenza nell'altra vita. È meglio soffrire qui e offrire al Signore qui e poi presentarsi davanti a Lui quando vorrà Lui e come vorrà Lui e il giorno che vorrà Lui, purificati, abbracciati dalla sua immensa misericordia. Tutto questo noi lo troviamo sull'altare. Quando il sacerdote celebra il sacrificio della messa, quando noi andiamo a nutrirci del suo corpo e del suo sangue, ripeto, dicevano i santi, basta una stilla del sangue di Gesù per liberare un'anima dal purgatorio. A chi ci rivolgiamo, fratelli e sorelle? Alla Madonna. Padre Pio si rivolgeva spesso a lei. La chiamava mammina mia, aiutami, mammina mia, salva le anime del purgatorio. La Madonna del Carmelo, che col suo scapolare porta su le anime, oggi anche il primo sabato del mese, dove è consacrato al cuore immacolato di Maria, che sia il cuore immacolato di Maria nel suo trionfo, a portare tante anime dei nostri fratelli che sono passati all'altra vita nel paradiso, nella vita eterna, nella gioia eterna, nella gioia per sempre con Dio. Amen.